Adesso il Grezar si occupa di piazza. Silenzio tutti, lo mettiamo a posto una volta per tutte e poi avremo altri 10 anni di pista omologata. Sopralluogo del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza allo stadio Grezar. Assieme ai tecnici e ai rappresentanti della FIDAL sono state verificate le condizioni della pista su cui ha rischiato di scivolare il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi. Dunque, 10 anni a questa pista, no? Per cui bisogna rifarla anche perché scade. Non c'è nessun avvalamento, hai visto coi tacchetti da 12, mi spiegavano i tecnici come lui ha saltato, vedi, ci sono, non c'è un avvalamento, non c'è niente. Naturalmente bisogna fare un po' di manutenzione, adesso la delega me la prendo io. La pista è a norma, già domani gli sportivi potranno riprendere a utilizzare quest'area, ma in vista della scadenza dell'omologazione bisogna comunque intervenire. Niente avvallamento sul punto dove gli atleti hanno saltato, piuttosto ci sono le strisciate dei tacchetti dei saltatori che hanno gareggiato sabato scorso. A quanto pare sulle condizioni della pista ha pesato il tempo e il cambio di temperatura tra il caldo di venerdì e l'improvvisa virata del giorno dopo con freddo e bora. Così il terreno subisce gioco forza delle modifiche. Cosa è successo tecnicamente sabato scorso? Questa pista di atletica comunque nel tempo, oltre l'età, ha avuto, diciamo, alcuni lavori che sono stati fatti che possono averla leggermente indurita, e quindi con il raffreddamento eccessivo che c'è stato tra un giorno e l'altro, quindi il giorno prima c'erano 33 gradi, il giorno dopo 17, chiaramente è diventata molto più rigida, e lui durante un salto di riscaldamento, caricando per provare, diciamo, che tipo di rincorsa doveva utilizzare, ha avuto uno scivolamento in avanti, quindi tagliando con i chiodi una porzione della pista, e ha rischiato effettivamente di farsi male. In quel momento un atleta diventa molto nervoso, e ha ragione. Qui è stato un caso, secondo me, fortuito. Se ci fossero stati 33 gradi non ci sarebbe stato nessun problema. Quindi io mi sento di non colpevolizzare Gianmarco Tamberi, né tantomeno la reazione che ha avuto il sindaco della città, perché comunque essendo responsabile dei beni pubblici e quindi anche di questo impianto, si è preoccupato chiaramente che se viene fatta una denuncia del genere ci possano essere dei problemi per la tutela della salute degli atleti. Intanto il sindaco prevede altri lavori al Grezar, tra cui l'impianto per lo scolo delle acque nel perimetro del campo di calcio. Bisogna fare le canali attorno, ho trovato tutte le soluzioni, abbiamo i tecnici, per cui adesso troviamo tutte le soluzioni ed è risolto il problema.